in collaborazione con Amici di Le Fonti TV, bentrovati con il nostro format Oltre la Barriera. La nostra sigla annuncia l'appuntamento mensile dedicato al mondo dei certificati in collaborazione con BNP Paribas per andare a guardare da vicino quali sono le proposte relativamente al momento di mercato che ci circonda. Questa è sempre la nostra mission, analizzare i mercati e vedere quali forme di investimento possono essere adatte e quali strumenti possono accompagnare tutti noi e possono arricchire il nostro portafoglio. Naturalmente non sarò io a dirvelo, ma saranno i nostri ospiti. Allora saluto subito Vittorio Bonelli, Distribution Sales BNP Paribas, che ritrovo con molto piacere. Vittorio, grazie per essere con noi per questa puntata. Ciao, grazie a voi per avermi invitato. E ciao, buongiorno, bentrovato a Stefano Cezza, Up to Value, che ci aiuterà ancora di più ad entrarci nei mercati. Stefano. Buongiorno Manuela, buongiorno a tutti. Allora do una piccola anticipazione. Siccome faremo il punto sui mercati, so che Stefano Cezza andrà un po' controcorrente. Allora prendete carta e penna, perché ancora di più in questa puntata potrebbero esserci delle sorprese, ma soprattutto prendete carta e penna per appuntare le novità che riguardano proprio gli strumenti di investimento. E allora parto proprio da Vittorio. Allora Vittorio, prima una domanda molto generica che ci porta proprio a considerare il momento di mercato che stiamo vivendo tutti. Come leggiamo in sovrimpressione, insomma con poche parole abbiamo cercato di riassumere il periodo, mercati incerti, in balia delle banche centrali che rimangono ancora i principali market mover, e poi andremo a vedere cosa offrono i certificati. Sei d'accordo? Insomma, gli investitori guardano a questo, guardano alle mosse delle banche centrali, all'inflazione, ovviamente al rialzo dei tassi, al rallentamento economico. Certo, e posizionarsi comunque in questa situazione, in questo momento storico, è abbastanza complicato, soprattutto dal punto di vista appunto dell'investitore. Ed è sicuramente anche per questo che noi come emittente cerchiamo di offrire un'ampia gamma di soluzioni che non si soffermino solamente su una determinata struttura o su un determinato tipo di prodotto, così che i vari investitori abbiano comunque un'ampia gamma di strumenti finanziari che possono scegliere per comporre i propri portafogli. Infatti oggi non parleremo solamente di certificati, non parleremo solamente appunto di prodotti a capitale parzialmente protetto, ma parleremo anche di obbligazioni, di bond, e chiaramente anche di prodotti già un po' più conosciuti al nostro, diciamo, al vostro pubblico e a certo. Certo, ma infatti, perché poi il format nasce come approfondimento su certificati, però tu hai centrato il punto giusto, il punto effettivo, proprio per, in virtù della diversificazione, bisogna guardare cosa il mercato ci dice, quindi di conseguenza quali possono essere le proposte più mirate e più ad hoc, no? E quindi ovviamente si spazia e si allarga l'attenzione. Allora, Stefano, io ho voluto anticipare un po' qual è la tua view, senza dire però qual è la tua view, anche perché non me l'hai voluta raccontare. Prima di iniziare mi hai detto: posso anche andare controcorrente? Assolutamente sì. Cosa significa? Domanda molto tranciante, molto ampia, così poi ci dici quello che ritieni opportuno. Cioè, credi che il momento di mercato non sia così complicato? No, allora, il momento di mercato è sicuramente complicato. Ho esagerato, insomma, con questa domanda ampia. No, nel senso, diciamo che veniamo da una fase complicata e sicuramente la fase rimarrà complicata, nel senso che non è che adesso diventa tutto bello e positivo e quindi tutto facile, quindi sicuramente la cosa rimarrà complicata. Però diciamo che dal mio punto di vista si stanno formando delle opportunità che poi appunto valuteremo anche tramite gli strumenti di cui avete accennato, sia sul mercato azionario sia sul mercato obbligazionario, che paradossalmente un anno e mezzo fa, due anni fa non c'erano. Basta vedere le opportunità che ci sono sul mercato obbligazionario, dove abbiamo avuto rendimenti negativi per anni, e invece adesso abbiamo rendimenti anche con poco rischio, diciamo, attorno al 3,5-4%. Quindi comunque è un mercato che è cambiato, quindi offre delle opportunità.
se vogliamo parlare del mercato obbligazionario. Se invece vogliamo parlare del mercato azionario, se ho 2 minuti ti cito una cosa statistica, certo, che è questa. Certo. Se tu vuoi vedere gli andamenti dei mercati a livello decennale, quindi tenendo conto, non so, 2000-2010, 2010-2020, 2020, ma anche andando indietro, si vedrà che nella maggior parte, nell'80% dei casi, i minimi di mercato si formano sempre nei primi 2 o 3 anni della decade. È successo nel 2000, quando fece dei minimi nel 2003, è successo l'ultimo decennio, fece i minimi nel 2011. Quindi, secondo me, questo minimo di questo anno, 2022, o magari ci potrebbe essere una piccola estensione inizio 2023, potrebbe essere un minimo importante del mercato per anni. Quindi per questo che dico che potrebbe essere veramente un'opportunità interessante per i mercati anche azionari in questa fase. Poi ripeto, non sappiamo se, come dico, il minimo adesso è stato quello di ottobre di quest'anno, sarà adesso a novembre o dicembre o a gennaio, però io sono confidente che da qua, diciamo massimo primo trimestre dell'anno prossimo, i mercati possono fare un bottom importante da cui poi ci possa essere una ripartenza, che poi vedremo di che intensità, di che velocità sarà, certo, ma sono abbastanza confidente su questa cosa. E quindi tu dici è importante valutare le nuove proposte che arrivano adesso, proprio per farsi trovare pronti, no? Opportunità che magari altrimenti non sarebbero nate, un po' questo è il senso del discorso. No, chiarissimo, chiarissimo, pur riconoscendo quello che è stato, ma insomma poi sappiamo molto bene che i cicli economici a volte sorprendono, appunto come dici tu, non si sa con che velocità poi ci sarà il cambiamento, però bisogna appunto stare allerta, perché potrebbe essere, altrimenti se siamo tutti catastrofisti non si colgono le opportunità. Insomma, ho tradotto ancora di più, anche se l'hai detto assolutamente in modo puntuale. Allora Vittorio, a partire anche da queste considerazioni che faceva Stefano, qual è un po' il vostro obiettivo del momento a questo punto? Entriamo nel dettaglio anche con qualche esempio pratico. Assolutamente, infatti volevo anche parlare un po' di nuovi prodotti che abbiamo quotato sul mercato e che sono già acquistabili, i certificati sul Sedex, e in questo caso anche 2 bond appunto già acquistabili sul MOT. Perché abbiamo deciso di uscire con una nuova gamma di bond? Prima di tutto per, come abbiamo detto prima, ampliare la nostra offerta e far sì che qualunque investitore con prodotti BNP Paribas può soddisfare diversi bisogni del proprio portafoglio. Un po' perché adesso è un momento in cui ce lo possiamo permettere di mettere questo tipo di prodotti, e anche un po' per un po' un escamotage, diciamo, per mettere sul mercato dei prodotti a capitale protetto. I prodotti a capitale protetto BNP, essendo comunque una banca con un funding che non ci permette di fare prodotti a capitale al 100% protetto, sicuramente le obbligazioni sono un buon metodo per offrire appunto un prodotto che offre un rendimento e protegge il capitale a scadenza. Okay. In questo caso abbiamo deciso di uscire con 2... Cioè che dalle le due cose che, voglio dire, un investitore chiede è guadagnare, e però è certo, avere sempre una buona dose di protezione, ecco. Poi comunque in questo momento anche con dei coupon che non, diciamo, non sono da buttare via. Adesso infatti volevo condividervi una presentazione di questi prodotti. Sì, sì. Quando sei pronto condividi pure, così ti seguiamo. Ecco qui. Allora andiamo a vedere, queste sono un po' quelle che noi definiamo le proposte del mese, poi ovviamente ce ne sono altre. Prego, prego Vittorio. Assolutamente. In questo caso sono 2 bond, uno a 3 anni ed uno a 5 anni, con un tasso misto, appunto, ne chiamiamo, cioè che parte a tasso fisso, il primo anno paga il 3,5% fisso, mentre dal secondo anno in poi, in questo caso il secondo e il terzo anno, mentre per quanto riguarda il prodotto a 5 anni, dal secondo fino al quinto, paga un tasso variabile legato all'Euribor 3 mesi, che è però limitato, diciamo, un minimo del 2% e un massimo del 4%. Quindi a seconda di dove sia l'Euribor, comunque garantisce un minimo del 2% annuale. Appunto, come detto, sono già disponibili e acquistabili sul MOT con un lotto minimo di 1000 euro chiaramente appunto a seconda dei bisogni
del portafoglio dell'investitore, a seconda della scadenza, diciamo, che può essere più attrattiva, cioè sia appunto la versione a 3 anni che alla versione a 5 anni. Chiaramente la versione a 5 anni, che adesso vi ricondivido velocemente, sì. Ha un rendimento leggermente maggiore. Eccolo qui. Non so se è riuscita a vedere. Sì, adesso lo vediamo. Quindi dicevi, questo è a 5 anni rendimento maggiore, ok. Ha un rendimento leggermente maggiore, in quanto paga il 4,5% il primo anno e dopodiché per i successivi 4 anni paga sempre un minimo del 2%, quello non cambia, però può arrivare fino a un massimo del 4,5%. Sicuramente sono appunto delle soluzioni interessanti per chi cerca comunque un rendimento non chiaramente da equity, però un rendimento appunto fisso e sicuro, e chiaramente il capitale protetto a scadenza. Questa è sicuramente una soluzione interessante, soprattutto in un momento di mercato abbastanza difficile da prevedere, anche se chiaramente Stefano ha le sue idee. Chiaramente ci troviamo in un momento di mercato abbastanza imprevedibile. Ecco, assolutamente Stefano, però esatto, passo da te, così commenti anche tu questi prodotti. Effettivamente non hai detto che è un mercato non facile da prevedere, diciamo che si possono cogliere delle opportunità che magari se non si guarda bene non si vedono, però insomma il mercato sicuramente un po' imprevedibile, è giusto? No, beh, quello sicuramente è imprevedibile, però giustamente, come ha detto Vittorio prima, BNP Paribas ha deciso di ampliare la gamma dei suoi prodotti in questa fase, ma perché sono cambiate le condizioni del mercato. Cioè un anno fa, con i tassi sotto zero, non avrebbero mai potuto creare esatto. questi tipi di prodotti, no? Quindi chiaramente anche BNP Paribas sta valutando il mercato, quindi sta sfruttando l'opportunità che il mercato sta dando con un prodotto, chiaramente, come dice Vittorio, con una propensione a rischio bassa, ma che comunque dà un interesse che, ripeto, forse perché siamo adesso, il mondo è cambiato, ma comunque un obbligazionario, uno strumento obbligazionario che comunque garantisce un rendimento attorno al 3-3,5-4%, è uno strumento, secondo me, ottimo per chi ha quel tipo di esigenza. Certamente sì, peraltro come diceva prima anche Vittorio, anche con una buona dose di protezione, Stefano, no? Quindi cioè, insomma, essere sicuri esatto. che il rendimento sia importante, ma insomma sempre con il nostro capitale che viene quantomeno protetto, insomma ecco, non c'è il rischio totale, come poi investimenti un po' di rischio c'è sempre, però insomma c'è la garanzia che tutto sia, come dire, ben inquadrato. Assolutamente, certo, esatto. E poi anche il fatto che le duration siano abbastanza non troppo lunghe, secondo me, favoriscono anche il fatto che sia un investimento da tenere in considerazione. Ottimo. Allora, Vittorio, non so se vuoi dire ancora qualcosa su questi, se hai lasciato, diciamo, qualche elemento da parte, o se vogliamo passare al prossimo elemento e al prossimo punto della trasmissione, che è decisamente molto, molto interessante. Non che questo non lo sia, ma insomma, la prossima, diciamo, il prossimo punto, come l'ho chiamato io, apre tante riflessioni. Vogliamo dire ancora qualcosa? Sì. No, semplicemente che questi prodotti sono abbastanza semplici, la struttura è ben semplice, ma comunque si può trovare tutte alle slide che vi ho appena mostrato, sì. Sono disponibili sul nostro sito e c'è anche un numero verde che si può chiamare per qualunque dubbio relativo. Infatti, l'hai fatti vedere anche tu, è investimenti.bnpparibas.it, poi c'è / prodotti di investimento, ma insomma ci sono tutte le sezioni e poi trovate tutti i contatti anche per rivolgervi a Vittorio e al team che vi sapranno dare informazioni ulteriori. Allora, Vittorio, resto da te, perché poi torno anche da Stefano, perché di cosa vogliamo parlare oggi? Di un'iniziativa, ovviamente, che avete lanciato voi, che parte proprio nel mese di ottobre, che proseguirà fino ad aprile 2023, e ha a che fare con una parola che usiamo tantissimo, a volte viene abusata e non viene spiegata bene, con la sostenibilità, quindi con tutto l'ambito degli investimenti sostenibili. Peraltro, mi rendo conto
conto in un periodo di emergenza, magari sono discorsi che vengono accantonati, ma bisogna sempre parlarne perché poi questi ci aiutano proprio nei momenti di emergenza. Adesso io ho ridotto all'osso questo argomento perché chiaramente bisognerebbe aprire tante parentesi, però il senso è questo. E allora, con questa premessa do la parola a te, raccontiamola un po' e poi entriamo nel dettaglio, la facciamo vedere ai nostri telespettatori perché è nuovissima, insomma, da ottobre fino ad aprile 2023. Assolutamente, sì, siamo riusciti a, diciamo, modificare il fatto, la semplice emissione di prodotti che investono, che hanno come sottostanti, diciamo, le sottostanti ESG, ma in questo caso abbiamo fatto proprio siamo riusciti a creare un prodotto che, grazie anche alla nostra partnership con Reforest Action, che concretamente va a impattare in maniera appunto sostenibile l'Italia in questo caso. Infatti, grazie alla collaborazione di Reforest Action, che è una società che ha piantato dal 2010, da quando è stata fondata, oltre 20 milioni di alberi sul territorio italiano, siamo riusciti a fare questa iniziativa per cui, diciamo, in base al nominale che viene acquistato di questi prodotti, che adesso magari faccio anche vedere, pianterà un albero o curerà un albero sul territorio italiano per ogni 1000 euro investiti. E questo andrà da ottobre, appunto, per l'emissione fino ad aprile. Ecco, questa è un'ottima iniziativa che arriva da Reforest Action, come hai detto tu, che è una società fondata nel 2010, peraltro si parla quindi di riforestazione ed è possibile vedere tutti i progressi che vengono fatti attraverso una piattaforma digitale, quindi anche questo per parlare della, come dire, di un'operazione trasparente, no? Quindi tutto quello che si fa si può vedere, giusto? Ok, sì. Ok. Questa iniziativa, appunto, come detto, andrà avanti fino al solamente per questa missione, poi chiaramente ne saranno altre nel futuro, però per quanto riguarda questa missione fino al 5 aprile su questa gamma, per ogni appunto si andrà a vedere quanto è stato il nominale che è stato acquistato su questi prodotti, e per ogni 1000 euro Reforest Action, quindi qui entra appunto in gioco la nostra partnership con loro, che ormai dura dal 2019. Ah, infatti ti stavo chiedendo da quanto sì. C'è questa collaborazione. Sì, già abbiamo fatto diversi prodotti, non siamo mai riusciti a farli appunto così direttamente sul secondario, ma già abbiamo piantato diversi alberi tramite appunto questa partnership. Per la prima volta però siamo riusciti a farlo anche in questo modo, cioè permettendo a tutti quanti di acquistare questo tipo di prodotto, mettendoli direttamente appunto sul secondario. Chiaramente questo comunque penso che non basterebbe ad attrarre un investitore a comprare questo tipo di prodotto, ma è importante anche andare a vedere la struttura dello stesso. Allora, esatto, perché tu dici, allora, gli investitori possono insisto su questo punto perché è un argomento che mi sta molto a cuore, come sta molto a cuore a voi, ma insomma gli investitori possono contribuire alla riforestazione del territorio italiano. Abbiamo detto, poi dopo, insomma, è un buon metodo per evitare di leccarci troppo le ferite quando ci sono momenti di emergenza, no? Ne abbiamo visti sotto altri aspetti in questo periodo, però insomma questo va detto. Però tu dici, però dobbiamo far vedere il prodotto perché questo non basta per magari invogliare a dedicarsi a questo. E allora arriviamo proprio a questo punto. Per quanto riguarda la struttura dei prodotti, qui torniamo ad una struttura un po' più standard, quindi sono dei certificati effettivamente. Sì. Sono dei Memory Cash Collect su dei basket, hanno la caratteristica appunto di avere delle barriere che arrivano fino al 50%, quindi comunque il capitale, pur essendo parzialmente protetto, ha delle barriere abbastanza profonde, hanno tutti quanti la caratteristica appunto dell'effetto memoria, che vuol dire che se un premio trimestrale, in questo caso sono trimestrali, non viene pagato perché il sottostante si trova al di sotto della barriera, vi è sempre la possibilità che venga ripagato in seguito, quando entrambi tutti i sottostanti si trovano al di sopra appunto della barriera. Sono tutti dei panieri di azioni che hanno dei premi che variano chiaramente a seconda delle caratteristiche del sottostante. Ci tenevo a farvi vedere appunto quali sono, sì, i sottostanti. Sì, sì. Qui potete vedere l'ISIN, tramite il quale potete cercarlo e acquistarlo sul SEDEX, e dopodiché i vari panieri. Come potete vedere, vi sono panieri più o meno di azioni più o meno correlate, tante azioni italiane che comunque sappiamo che
sono molto attrattive, soprattutto in questo momento investire in società che conosciamo bene è importante per gli investitori. E poi chiaramente i premi trimestrali variano a seconda della volatilità dei sottostanti e della loro correlazione. Chiaramente un certificato che ha come sottostanti, per esempio, A2A Enel Eni, che sono diciamo, azioni abbastanza correlate, pagherà un premio sicuramente minore rispetto, per esempio, all'ultimo, che già sono azioni comunque nell'ambito tech molto volatili. Quindi, a seconda delle necessità dell'investitore, abbiamo cercato di creare un'ampia gamma che possa permettere di soddisfare il più alto numero, diciamo, di bisogni possibili. Certo. Beh, poi soprattutto visto che è legato alla sostenibilità, insomma, ancora di più, no? Immagino che l'obiettivo sia stato quello, avere una platea veramente ampia. Certo, per comunque dare la possibilità al maggior numero di persone di poter Esatto, fare questo. infatti. Vado da Stefano, chiediamo cosa ne pensa, nel senso che Vai. immagino che... scusami Vittorio, o stavi No, no, prego, concludendo? prego. Ok, allora Stefano, appunto, nuova iniziativa legata alla sostenibilità degli investimenti, qual è l'importanza di un'iniziativa di questo tipo e poi appunto, quanto e come occorre a livello di mentalità unire queste due parole, cioè investimento e sostenibilità, no? Perché spesso invece le consideriamo due cose separate. Sì, spesso le consideriamo così, però devo dire che anche negli incontri che ho appunto con i miei clienti o con potenziali clienti, devo dire che questo tema sta venendo sempre più, sta emergendo sempre di più. Infatti ho molti clienti che mi chiedono proprio prodotti o strumenti che investano su ESG o che comunque non abbiano investimenti su settori che noi riteniamo che ormai si ritengono chiaramente al contrario dell'ESG, quindi chiaramente la sensibilità dei clienti è notevolmente aumentata, soprattutto anche secondo me il tema guerra ha amplificato molto anche il fatto di uscire da quello che era degli investimenti che potevano essere comunque essere legati in parte anche al settore armi, piuttosto che settore mi viene in mente, so, tabacco, oppure settori che non sono comunque chiaramente etici da un certo punto di vista, alcol, eccetera. Quindi sicuramente è un tema importante, sentito, che secondo me avrà sempre maggiore importanza, tant'è vero che tutti i big player del mercato si sono mossi e stanno comunque portando prodotti e soluzioni tutte dedicate al tema ESG e quindi al tema dell'ambiente e della sostenibilità. Perché c'è sempre un po' il preconcetto che siano tutte iniziative che costano di più, che possono essere più dispendiose, è così, c'è cioè un po' o comunque sono temi che ancora non No, entrano. secondo me no, nel senso che comunque ormai anche le stesse aziende all'interno stanno sviluppando questo tipo di sentiment. Quindi voglio dire, adesso Ok. faccio un esempio, parlava prima del settore auto, degli investimenti. È chiaro che il settore auto, se noi andiamo a vedere come si sta evolvendo la parte dedicata all'elettrico, comunque tutto quello che è sostenibile, non c'è più. Prima c'era solamente Tesla, no? Che faceva, diciamo, da Sì, cappello. sì, sì. Adesso comunque tutti i big si sono mossi in quel settore, anzi, forse Tesla è quella che è rimasta un po' più ferma rispetto alle evoluzioni che stanno facendo altri tipi di competitor. Quindi secondo me proprio all'interno delle aziende c'è questo tema che è molto sentito e quindi di conseguenza è anche più facile per le grosse major, quindi per chi decide di investire, trovare aziende con alfa, quindi con potenziale di crescita in questi settori che invece prima erano effettivamente, come tu dici, un po' più di nicchia. Ecco, Vittorio, sei d'accordo con questo? E poi, vabbè, ovviamente anche per vedere quanto verrà presa a cuore questa iniziativa, ci dovremo risentire necessariamente tra un po', perché parte adesso, quindi poi ci sarà tutto il tempo per assimilarla, però potremo fare un bilancio. Ma cosa pensi? Anche perché immagino, è una domanda insomma che ti faccio, tutti i prodotti che proponete, le nuove iniziative, le nuove missioni si basano sulle richieste poi magari dei vostri clienti o comunque delle persone che ascoltate, no? Quindi suppongo che il sentiment sia un po' questo. Certo, no, quello chiaro. Poi noi abbiamo sempre anche cercato in tutte le nostre missioni comunque di sicuramente dare sicuramente qualche opzione di certificati che investono su
green o diciamo sostenibili in generale. Forse secondo me il valore aggiunto di questo tipo di iniziativa è che magari investire in un certificato su Veolia, per esempio, che comunque chiaramente è un nome che è molto attivo appunto nella sostenibilità e nell'energia pulita, non ha un vero impatto, diciamo. In questo caso invece l'investitore, comprando un certificato BNP Paribas con Reforest Action, ha un impatto che si può appunto toccare con mano. Infatti volevo aggiungere anche un'altra cosa, che si può seguire anche l'andamento di quanti appunto alberi vengono piantati. Magari ricondivido velocemente. Sì, questo è importante, lo accennavo anche io prima, cioè chi, insomma, gli investitori, oltre a contribuire, possono verificare effettivamente quello che succede realmente. Quindi infatti, è anche un dal modo sito per direttamente, partecipare, no? Direttamente. sì, assolutamente, e anche per Esatto. capire effettivamente l'impatto che si sta dando, quando a volte può sembrare che magari alcuni investimenti ESG siano Sì, solamente sì, sulla carta, sì, che sì. poi non abbiano un impatto. Ecco, come devono fare? Bisogna collegarsi alla pagina web dedicata, giusto? Esatto, www.reforestaction.com/en/ISR, insomma, lo vedete qua, trattino Italia. Chiaramente tutti questi documenti anche sono disponibili sul nostro sito, quindi se avete, è molto facile andare a riprenderli. Comunque in questo sito che vedete qui, si può appunto seguire l'andamento dell'attività in maniera live, diciamo, per vedere quanto piano piano appunto si sta contribuendo. Certo, beh, guarda, do un riferimento. Abbiamo detto Reforest Action è stata fondata nel 2010. Dalla sua fondazione la società ha piantato e curato oltre 20 milioni di alberi e ha generato un impatto positivo nelle condizioni di vita di più di 150.000 persone nel mondo. Non è solo questione di appunto piantare, no? Ma poi di migliorare l'ambiente, questo poi è il tema, e quindi di migliorare anche la qualità della vita delle persone. Insomma, sembra banale, ma non lo è, quindi l'ho sottolineato. E poi, visto che appunto parte adesso questa iniziativa, è giusto anche entrare proprio nel dettaglio di quello che è stato fatto fino a questo momento. Ottimo, allora noi siamo arrivati praticamente in chiusura della puntata. Chiedo a entrambi, a partire ancora da Vittorio e poi anche a Stefano, se volete aggiungere qualcosa o comunque qual è il suggerimento che vi sentite di dare ai nostri telespettatori proprio in chiusura. Vittorio. Allora, chiaramente in mezz'ora è difficile appunto parlare di tutto quanto, relativamente a due missioni. Quindi quello che posso dire è, un'altra volta, ricordare che noi siamo sempre disponibili a parlare con voi, a capire qual è il problema e a risolvere appunto dubbi, questioni che potete avere dal numero verde, Che si trova sul telefonate con sito, me o giusto? È facilissimo. assolutamente sul Ok. sito investimenti, parlerete chiamando, parlerete con me o con dei miei colleghi che sicuramente risolveranno i vostri dubbi. Va bene, allora fatelo perché appunto è vero, in mezz'ora possiamo solo dare degli input, ma lo scopo è questo. Poi c'è tutto un mondo appunto dietro quello che raccontiamo qui sulle fonti TV e nelle nostre trasmissioni. Stefano, cosa vuoi aggiungere? Ah, vorrei aggiungere appunto che sicuramente, visto che è stata presentata una serie di opportunità anche per quanto riguarda il discorso dei certificati, con diversi settori e diversi anche rendimenti, perché chiaramente, come ha detto Vittorio, più diciamo il settore conservativo, più i rendimenti sono un po' più bassi, più il settore è un po' più aggressivo, più i rendimenti sono più alti, che il risparmiatore che decide di sottoscrivere o di valutare questi tipi di strumenti, di farlo sempre in base a quella che è la propensione al rischio, quindi chiaramente valutare sempre bene quello che lui è disposto a tollerare in base alla sua percezione appunto del Certo, rischio e della sua volatilità. assolutamente sì. E allora Vittorio Bonelli vi aspetta con il suo team attraverso il sito investimenti.bnpparibas.it e Stefano Cezza naturalmente vi aspetta per altri suggerimenti rispetto a questi mercati, insomma, a come muoversi con cautela ma con tanta esperienza e anche sapendo cogliere le opportunità. Questo è stato un po' l'inizio della trasmissione. Grazie mille Vittorio Bonelli, BNP Paribas e Stefano Cezza Up to Value per averci aiutati anche in questa puntata e al prossimo mese. Grazie mille.
Grazie a tutti, buona serata, grazie. grazie, questo è Oltre la barriera, il nostro format mensile. Grazie per averci seguiti. Ovviamente vi auguro un buon proseguimento di giornata sulle fonti TV.